resistenze, situazioni. Quando si fa un provvedimento di questo tipo, sicuramente ci sono delle persone che la pensano in un modo, altri la pensano in un altro modo, e quindi non era scontata questa scelta. Il fatto che il sindaco sia qui, che c'è una targa appunto di intitolazione di questa struttura, vuol dire che il sindaco ha fatto un lavoro, voglio dire, in una certa direzione e non in un'altra. Io lo voglio riconoscere. Allora, sarò davvero breve. Per quello che ho un po' detto la signora, io ho avuto il piacere di conoscere formalmente adesso, perché ci conoscevamo di vista, ma non avevo collegato. Io infatti Antonio Di Lallo l'ho conosciuto proprio qui, e stavamo proprio ricostruendo un po' le date, penso che fosse proprio l'inizio del 2018, proprio penso a gennaio. Mi colpì il fatto che mi volle parlare lui, ovviamente sempre di questioni politiche, ma con una lettura, come dire, neutra, cioè nel senso che mirava appunto all'interesse di un settore specifico, che è appunto il lavoro che lui svolgeva. E questa cosa che non sapevo, questo incubatore, quello mi ha colpito, lo dico onestamente, penso che sia davvero una sua creatura, perché fu, mi hanno raccontato, proprio un suo stimolo, che con la politica di allora, con l'amministrazione comunale di allora, si volle recuperare questo che era un immobile abbandonato, insomma veramente abbandonato al degrado. Quindi fu realizzata questa ristrutturazione e, ripeto, lui appunto iniziò questa attività proprio all'interno. Cioè questa, perciò dico, quando ne abbiamo parlato effettivamente abbiamo visto il forte legame che c'era con questo sito, con la storia di questo sito e con la sua figura. Io ringrazio te per avermi visto con garbo, per avermi introdotto proprio a questa iniziativa e per avermi spiegato bene tutto quello che appunto, qual è stata la storia insomma, che ci ha portato oggi a questa intitolazione. Ringrazio davvero tutti, mi auguro che per la signora sia un bel momento, perché poi immagino che appunto resterà per sempre una targa, il ricordo di una figura che sicuramente ha dato tanto nel mondo appunto dell'impresa e delle attività produttive di questa regione. Grazie. Grazie. Siete per la vostra partecipazione massiccia, siete sempre veramente gentili, a ogni mia richiesta di invito rispondete sempre, è una cosa bella, la faccio volentieri, non devo aggiungere nulla a quello che già ha aggiunto Giovanni Mancinone. È vero, quando mio marito ha deciso di prendere, di creare questo incubatore, quando siamo venuti a vederla io gli ho consigliato di non farlo, perché era stato oggetto di incursioni notturne, per cui c'erano porte scardinate e bagni di vetro, e il lavoro per metterlo proprio su non è stato semplice. Però lui mi ha sempre ripetuto una cosa importante: io voglio creare un posto dove le imprese trovino una loro location e dove loro possono ritenere anche confrontarsi con le idee. Ha sempre lavorato secondo tre principi fondamentali: onestà, professionalità e soprattutto per il bene comune. Questa è una cosa che gli riconoscono tutti e gli riconosco pure io. Grazie a tutti. Dovrei fare un ringraziamento personale ad ognuno di voi, ma capite che sarà difficile. Grazie al sindaco, anche alla Commissione Cultura, all'associazione che ha voluto fortemente questa intitolazione. E vi lascio nel ricordo del giudice di Latino, di cui sono un'appassionata lettrice. Alla fine, quando non ci saremo più, nessuno ci chiederà se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Penso che mio marito lo sia stato molto, e la credibilità è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Grazie.